Cavo banga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 7 e un quarto del mattino. Aspettiamo che questo finisca di parlare. Cavo banga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 7 e un quarto del mattino e stiamo partendo per... Cavobanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 7 e un quarto del mattino e stiamo partendo per con tappa intermedia a Nagoya. Andiamo a Mino. A Mino dove fanno la carta di riso e andiamo a Seki dove fanno le lame famose. Wow. Dunque oggi vedremo cose antiche. A dopo. Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati a Seki Station, tanto stupendissimo il trenino che ci ha portato qua, che loro lo chiamano bus, ma non è un bus, praticamente è un treno. Io ho chiesto bus e mi hanno detto ah vai giù, ma non è. Infatti, l'unica sfiga è che piove, bellissima sta cosa. Siamo arrivati qua grazie a mia sorella praticamente, che lei ha fatto la tesi di laurea dedicata al Giappone, a Takayama e diciamo alla regione di Gifu, no? Compresa anche Shirakawa-go. E dunque siamo venuti qua perché è il posto famoso per le spade giapponesi. E qua dietro di me, infatti, come potete vedere, c'è la cartina. Le spade, dietro di me ci sono le spade, no? C'è la cartina su dove andare praticamente. Ma è veramente bella, ve la faccio vedere un secondo. Così. Guardate che bella. Lì c'è la stazione. Qua siamo praticamente in un villaggetto. Dopo tanti giorni passati in quel di Tokyo o Osaka, dove è pieno di gente, qua invece non c'è assolutamente nessuno. Eravamo gli unici turisti, infatti quello dei treni, il capostazione ci ha salutato mentre andava via col treno, che sicuramente avrete visto le immagini. E dunque adesso ci incamminiamo per andare a cercare i tempietti. E ci hanno anche imprestato gli ombrelli, che dopo dovremo ovviamente restituire alla stazione. Unici davvero, unici davvero. Sto utilizzando lo smartphone perché piove, non vorrei mai distruggere la Pocket 3. No! Come quelli di Arashiyama. Bellissimi. Stupendi. Peccato veramente per il giorno di pioggia. Se no sarebbe stato meraviglioso. Siamo in mezzo alla natura da soli. Non c'è un giapponese qua, turisti neanche a cercarli. Ed è quello il bello, sinceramente. Wow. Poi l'autunno, mamma mia. Mamma mia. Che bellezza. Guardate tutte le piante, gli alberi rossi. E comunque, se non mettono scale ovunque, i giapponesi non sono contenti.
perché bisogna fare i templi in alto, sempre più in alto, vicino al cielo e agli dèi. E intanto uno muore dopo 8 milioni di scalini. Però è una cosa splendida. Cioè, se non si muore ovviamente, se non si muore, perché se no diventa una cosa devastante. Peccato veramente che oggi sia un tempo orribile, perché vedete addirittura sembra di essere nel Trentino, visto che ti mettono anche l'area picnic, cioè sono straordinari, inutile, l'area picnic che guarda praticamente tutta la city e in mezzo alla natura, in mezzo ai templi. Bellissimo, mamma che stupendità, che stupendità. Camminiamo un attimo, questa dovrebbe essere la via degli 88 templi, 88 ragazzi, cioè non uno, due, 88, cioè quando avrò 70 anni avrò finito l'intera via e potrò dire di aver fatto 88 templi. Guarda che bello, le statue bellissime, wow. Siamo arrivati in cima ragazzi all'osservatorio senza più fiato, ma è una cosa bellissima, vedi tutta quanta praticamente la regione, guardate che roba, mamma che bello, mamma mia, mamma mia, wow, wow, si vede tutto, si vede. Vediamo se faccio un traper, scusate per la qualità ma sono con smartphone visto che come ho detto pioveva e dunque non volevo rovinare la Pocket 3. Splendido, davvero splendido. Dopo la montagna degli 88 templi stiamo andando praticamente al museo delle spade, tanto stavo ammazzando sinceramente, al museo delle spade giapponesi, dove le fanno, le creano e te le possono anche vendere come coltelli o roba del genere. Poi non so chi si possa permettere una katana, soprattutto da straniero, a portarsela a casa, però comunque sì, è affascinante vedere magari come le fanno. Penso che ci sarà una sorta di video introduttivo o comunque sia da, non lo so, magari fanno vedere i vari pezzi, come li assemblano uno con l'altro, come si fa la lama. In ogni punto c'è praticamente qualcosa di bellissimo da vedere. Adesso attraversiamo. Sono tornato con la Pocket 3 finalmente perché ha smesso di piovere ed è sempre bello fare passeggiate in questi piccoli borghi giapponesi, non perché ci sia qualcosa da vedere, a parte il museo appunto, quello che abbiamo visto, ma perché, non lo so, ti sembra di essere in un manga, in un anime, se uno segue quelle cose. Abbiamo beccato, penso, la via centrale della città, visto che è come quella di Kyoto, ovviamente mille volte più piccola, ma con i sottopassaggi per l'acqua. Qua c'è un ristorantino. Belle sono, mamma mia, questa nera poi è bellissima, poi pensare proprio che sono vere, cioè non sono quelle taroccate che si comprano.
Siamo arrivati in quel di Mino, Minoshi per l'esattezza, ed è una città, una ridente città vuota, però è bellissima, è veramente bellissima con questi trenini che portano in mezzo, ci sono anche i kaki, c'è questo treno che porta in mezzo a queste cittadine, tra virgolette, che è stupendo, è veramente bello, piccolo, fatto strano, che avrete sicuramente visto le immagini, che passa in mezzo alla foresta, sembra che te lo guidi, sembra una monorotaia, no? Invece c'è il guidatore sulla sinistra, è davvero bellissimo. Spero si senta qualcosa con il vento, perché si è alzato un po' il vento. Ma qua siamo in una zona, diciamo, rurale di Mino. Konnichiwa. Bye bye. Che carine. Ah, che bella casa. Sono bonsai. Wow. Adesso mia sorella vi spiegherà, vi farà praticamente la tesi di laurea in diretta su Mino. Vai. Ho voglia. No, io ho scoperto Mino perché ho parlato di Gifu nella tesi e praticamente la pratica della carta di viso, quello che chiamiamo di viso, in realtà non è di viso, è iscritta nel patrimonio intangibile dell'UNESCO. E non solo Mino, anche altre città. E il bello di questa carta è che è senza agenti chimici e più viene lasciata al sole e più, diciamo, più brilla, diciamo, più è illuminata. Che bella! E ecco, questo è quello che volevo dirvi di Mino. È interessante. Ma adesso stiamo andando a vedere il museo della carta. Mamma, che splendore! E non c'è nessuno, cioè, sembra impossibile, ma non c'è nessuno. Non c'è un turista. Non c'è proprio... Nessuno. Mamma mia, speriamo che riuscite a vedere, ragazzi, perché sono talmente luminosi che è difficile farvi capire la bellezza di queste cose. Tutto fatto con la carta, interamente con la carta. Guarda, anche una lampada addirittura, il sopra di una lampada. Wow. E questo è il festival. Mamma mia, oh. Che splendore deve essere. Con tutte le lanterne. No, vabbè, anche la... Cos'è la fenice? In carta. Wow. La giraffa. Mamma mia. E con questa splendida vista sulla stazione di Gifu, il video di oggi finisce qui. Tutta addobbata a Natale.